Buongiorno a tutti, siamo qui nella sala consiglio con il commissario straordinario, è un lapsus freudiano, Rosanna Sono Purchia, anche sovrintendente, ci esatto, sta. quindi non è così sbagliato, e il direttore artistico Sebastian Schwarz. Oggi finalmente parliamo solo di musica, di arte, di grandissimi ospiti. Adesso il commissario Purchia e poi Sebastian Schwarz vi racconteranno i nostri programmi da dicembre a febbraio. Prego. Buongiorno, io mi tolgo la mascherina. Abbiamo così deciso con Sebastian. Buongiorno, avevamo promesso di vederci presto per parlare solo di musica e quindi è un giorno veramente speciale per noi e per il Reggio. Abbiamo lavorato in questi mesi, come vi abbiamo raccontato diverse volte, sulle grandi criticità, del nostro teatro. Non sono finite, non dobbiamo nascondercelo. L'affanno c'è, la tenacia, la volontà c'è e quindi, come sempre dico io, non avendo un piano B, abbiamo solo il piano A e dobbiamo riuscirci. Però nello stesso tempo abbiamo sentito la necessità, il dovere di salvaguardare quello che è il nostro patrimonio, cioè le masse artistiche. Questi nostri artisti che si sono visti insieme praticamente quasi un anno fa, giusto Sebastian? Febbraio dell'anno scorso, cioè una cosa che ha dell'incredibile, che hanno suonato insieme e cantato Nabucco febbraio dello scorso anno. Un'eternità per una grande squadra abituata ad allenarsi insieme tutti i giorni. Certo, abbiamo fatto delle cose in estate, abbiamo scaldato i muscoli adesso a dicembre, ma troppo, tanto tempo. Allora ci siamo messi lì, in mezzo alle difficoltà, pancia a terra, e ci siamo detti, se, perché sentivamo, stiamo piano piano riconquistando la fiducia delle istituzioni. Piano piano riconquistiamo la fiducia del nostro pubblico che non ci ha mai abbandonato e allora dobbiamo assolutamente volare alto e riconquistare la fiducia dei grandi artisti, dei grandi nomi che il Reggio merita, perché quel patrimonio artistico che l'orchestra e il coro del teatro non possono e non devono essere dispersi. Questo sarebbe il più grande crimine, mettere a posto i conti e disperdere quel patrimonio che è la ragione del nostro essere. E allora pancia a terra e oggi siamo orgogliosi, felici di poter dire che il maestro Riccardo Muti arriverà nel nostro teatro. Mai successo fino ad oggi, sì, è vero. Maestro Muti è venuto a Torino, è suonato a Lingotto, è venuto in giovanissima età, ma il maestro Muti non ha mai diretto le masse artistiche del nostro teatro. Ma non solo viene, ma viene anche per dirigere opera. E di questo noi gli siamo profondamente grati perché è un grande gesto di quei gesti generosi, responsabili, che solo i grandi maestri sanno fare. E arriverà a febbraio, poi Sebastian vi dirà nel dettaglio, perché voglio dire una cosa che per noi che viviamo la quotidianità dei nostri teatri, ne sappiamo valutare l'entità, ma magari chi è fuori non è detto, perché come dico io, ognuno deve fare il proprio mestiere. Ma che il maestro Muti venga e diriga opera è un'altra notizia che io trovo straordinaria, straordinaria. E non è per nulla scontato, per nulla facile, e chi è del nostro mondo sa di che cosa sto parlando, ma so che lo sapete anche voi che ci seguite, devo dire, con grande attenzione e grande vicinanza sempre.
Poi, altra cosa che si sintetizza in coraggio e passione, noi facciamo opera e non possiamo avere il pubblico in sala. Noi facciamo opera e in una difficoltà che tutti voi sapete, questo è coraggio responsabile e enorme passione. La vogliamo fare con le scene, la faremo con i costumi, anche da soli, in una sala vuota, accompagnati ovviamente da voi, da casa, tanti. Spero, numerosissimi, migliaia, 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 anche senza pubblico. Ma poi siamo preparati anche, e ci auguriamo, di avere una soluzione con il pubblico, magari non con la sala piena e ancora, e quindi ancora lo streaming. E siamo ovviamente preparati anche ad avere da qui a febbraio una sala vuota e quindi solo lo streaming. Ma la cosa importante è che il Reggio vive, il Reggio suona ai massimi, massimi livelli, perché insieme, subito dopo con Bohème arriva il maestro Oren e poi questo fine 2020, che è un 2020 augurale, è quello, dove anche qui c'è un gesto generoso del Reggio, un regalo. Un regalo che vuole essere di speranza, di vicinanza a tutti che vivono questo Natale in maniera veramente molto, molto stonata. Quindi anche lì su questo Natale il nostro pensiero va teneramente a tutti quelli che sono in trincea, tutti quelli che lottano e a tutti quelli che, come noi, vivono in solitudine o in pochissimi, queste festività così anomale. E quindi questo scorcio di fine anno regaliamo il concerto di Natale e il concerto di Capodanno. Concerto di Natale con il maestro Noseda, il concerto del maestro Renzetti. Maestro Noseda torna a Reggio, non è una novità per il Reggio, questo certo, ma e di questo lo ringrazio. Abbiamo voluto che il maestro Noseda, e con lui d'accordissimo, tornasse a Reggio a dirigere il Reggio. Il maestro Noseda in questo periodo non ha mai di fatto lasciato Torino, dirigendo sempre la nostra filarmonica. Ma questo suo dirigere il Reggio è un segno di responsabilità e di vicinanza ad un teatro che ha tanto dato al maestro Noseda e il maestro Noseda ha ricevuto da questo teatro. E quindi cosa dirvi? È un giorno veramente speciale per noi e spero lo sia anche per voi, lo sia per Torino, lo sia per l'Italia, perché è un esempio di tenacia, di forza, di quando si vuole, si crede, poi si può e i risultati arrivano. Ma non abbiamo solamente per voi queste piccole sorprese, ma tutto questo è un po' accompagnato dalla voglia di essere vicini a voi. E quindi domani e dopodomani, 22 e 23, nella sala della biglietteria del Reggio, un regala il Reggio per Natale. Quindi saremo lì con voi ad accogliervi perché voi portiate, ognuno di voi, un pezzettino di Teatro Reggio nelle vostre case, anche solo acquistando dei biglietti. E permettetemi, io posso dirlo da napoletana. È molto a Napoli usuale questo caffè sospeso e io dico acquistate un biglietto sospeso per Natale per un vostro amico o per qualcuno e arriverà il momento che quel biglietto sospeso potrà essere usufruito e io mi auguro molto presto così come i nostri concerti di Natale e Capodanno saranno gratuiti. Il streaming, invece con le opere cominceremo con lo streaming a pagamento. Tutto questo, devo dire,
grazie al Regio che ha attivato una piattaforma per acquistare sul sito i biglietti online. Devo dire grazie a Topix che ci ha iniziato e che ci ha seguito. Devo dire grazie a RM Music che ci ha concesso i diritti del maestro. E poi grazie a Intesa San Paolo, Italgas, che accompagnano questo nostro coraggioso cammino. Grazie di cuore. Grazie a tutti voi. Sebastian. Grazie, io ho il grande piacere di anch'io iniziare dalle nostre attività di febbraio perché davvero non vedo l'ora, davvero, davvero non vedo l'ora. Intanto di riaprire il teatro, o diciamo il teatro, speriamo, questo, anche questo è un lapsus freudiano, ma speriamo di arrivarci, ma di tornare sul palcoscenico con la lirica. Dopo tutti questi concerti che abbiamo messo in streaming, che sono serviti come un training dei nostri muscoli, adesso cerchiamo di farti anche vedere. A febbraio, un maestro che in particolar modo ho sempre ammirato, specialmente per le sue interpretazioni mozartiane, che sono forse la cosa, interpretazioni mozartiane più studiate, più interessanti e spettacolari che ci siano. Quindi il maestro Riccardo Muti, averlo qua in teatro, come diceva già il commissario, è una cosa straordinaria per tutti noi. E devo ringraziare proprio l'impegno del nostro commissario che ha speso il suo stretto legame professionale per convincere il maestro di venire qua e a nome anche dei collaboratori del Regio, grazie per questo impegno perché davvero ci rende felici di questa collaborazione con un musicista di questo livello. Porta il Così fan tutte, che forse una delle tre opere di Da Ponto che viene sempre un po' sottovalutate, magari perché la fine è un po', come dice il maestro Muti, disincantata e cinica, però, come dice lo stesso maestro Muti, si tratta proprio di un universo misterioso e colmo di ambivalenze, e questo anche nella musica è una delle opere proprio forse più piene di tutte le altre, di musica bellissima, e quindi vi invitiamo al Così fan tutte con il maestro Muti a febbraio. I cantanti saranno giovani cantanti, voci fresche che magari da qualche parte le avrete già sentito, altri no. Forse molto importante Giovanni Sala come Ferrando, torna Marco Filippo Romano che avete già sentito nel Matrimonio Segreto l'anno scorso, quest'anno, Mariangela Sicilia come Fiordiligi e così via. Quindi voci che sono apprezzati dal maestro, apprezzati da noi e non vediamo l'ora di farveli ascoltare nella regia di Chiara Muti, in una produzione del Teatro San Carlo di Napoli, che ci raggiunge però dalla Wiener Staatsoper di Vienna, perché è proprio lì dove in questo momento sta questo allestimento. Facendo un passo indietro da febbraio, andando indietro a gennaio, finalmente potremo farvi vedere la nostra Bohème che a marzo era quasi pronta per il suo debutto, invece con la chiusura dei teatri abbiamo dovuto aspettare. L'abbiamo spostata varie volte, doveva essere in scena in questi giorni, la chiusura dei teatri non ce lo permette. A gennaio abbiamo detto non ci importa, chiusura dei teatri o no, noi siamo pronti, abbiamo questo spettacolo pronto e vogliamo far vedere. Questo è l'allestimento che riprende le scene, i costumi dai bozzetti e dai figurini originali di Adolf Hohenstein per
perla prima in assoluta della Bohème qui in questo teatro nel 1896. E infatti, ovviamente, i teatri ancora chiusi, noi la riprenderemo e la vogliamo mandare in onda grazie ai nostri partner di Classica HD sul canale 136 di Sky. La manderemo in onda il 23 gennaio e, ancora forse più importante per noi, il 1º febbraio. Il 1º febbraio sul nostro sito del Teatro Regio, il 1º gennaio perché? Febbraio, scusate, il 1º febbraio perché? Perché è la data, proprio il 125esimo compleanno o anniversario della Bohème, quando ha visto per la prima volta la luce del mondo qui proprio in questo posto, perché qua siamo seduti dove una volta era il palcoscenico, la torre scenica, siamo un po' in alto qui, la torre scenica del teatro originale del Regio. E qua c'era proprio il 1º febbraio del 1896, con queste scene, con queste immagini che vedrete, poi è nata quest'opera. Quindi vi Abbiamo dico, anche una clip, abbiamo anche se una clip che vogliamo far vedere. Esatto. Negli ultimi giorni abbiamo un po' quando potete. ripreso del materiale e adesso ve lo facciamo vedere. Proviamo. La tecnica sta arrivando. Dove? Che ci ha guidato attraverso queste prove. Siamo sempre grati della sua ogni conoscenza si può dire, di tutte le parti, e quando non ci sono solisti, canta lui. Ovviamente, quando la manderemo in onda, non canterà lui, canteranno i cantanti Maria Teresa Leva, Ion Rivas, Tommaso Barea e così via, cantanti che avevano già in gran parte provato con noi a marzo per portarla in scena già a marzo. Quindi siamo grati di aver trovato la disponibilità loro anche per questo periodo. Dirige anche qui il maestro che aveva preparato quest'opera già per noi a marzo e il direttore israeliano Daniel Oren che ci raggiunge per la Bohème. Facendo ancora un passo indietro, il commissario ha già detto che avremo un concerto di Capodanno, questa volta diretto dal maestro Renzetti, una persona molto cara al nostro teatro, una persona molto stimata e apprezzata anche dai nostri artisti dell'orchestra e del coro. Questa volta per Capodanno sentirete l'orchestra, solo l'orchestra, con un concerto molto variato che porta inizia con Marc-Antoine Charpentier e finirà con Alexandre Borodin con le danze polovesiane. In mezzo troverete musiche di Handel dal Royal Fireworks music di musiche per i reali fuochi d'artificio. Bellissimi, anche se magari quest'anno di fuochi d'artificio non li vedremo, qua li sentirete e potete immaginare i vostri fuochi privati. L'ouverture del Ratto del Serraglio di Mozart, che ovviamente non può mancare, anche Rossini non può mancare con la sua tarantella. Franz von Suppé, facciamo un piccolo
una piccola visita a Vienna con Franz von Suppé e Johann Strauss. I nostri cari colleghi dei Wiener Philharmoniker stanno già preparando con il maestro Muti il loro grande concerto di Capodanno che verrà trasmesso in tutto il mondo, ma anche noi facciamo vedere che anche noi sappiamo suonare la musica di Strauss, in questo caso la polca Unter Donner und Blitz, sotto tuoni e fulmini, uno dei brani più amati di Johann Strauss. Poi seguirà Bizet, Manuel de Falla, Peter Warlock, Tchaikovsky dallo Schiaccianoci e le già dette danze polevisiane. Quindi un programma un po' leggero, un po' festivo più che altro, che vuole festeggiare, mettiamo la fine di un anno orrendo, festeggiamo in ogni caso. Chiunque, potete voi scegliere quello che volete celebrare e utilizzare la nostra musica, la nostra colonna sonora per i vostri festeggiamenti. Io di sicuro mi auguro che sia la fine di un grande male che ha avvolto il mondo e che potremo festeggiare anche la riapertura dei teatri presto. Prima ancora a Natale, cioè dopo domani ormai, mercoledì, avremo come ospite un personaggio ben amato dai nostri musicisti, dai nostri professori d'orchestra, dal nostro coro, che questa volta parteciperà al concerto di Natale, che è un concerto di Natale che sì, parla di Natale un po', ma più che altro vuole essere un dono nostro per tutti questi spettatori nostri, abbonati, amici che ci hanno donato i loro voucher, i loro biglietti a chi volevamo noi dare un grande ringraziamento. Si dice sempre: ama il donatore più del dono. Noi in questo caso possiamo davvero dal cuore dire: noi amiamo i donatori di questi doni. Abbiamo bisogno dei doni, questo è giusto, ma amiamo e ringraziamo i donatori in questo caso con questo programma, un programma che parte da un compositore che è morto nel 1996, Niccolò Castiglioni, milanese, un brano proprio scritto, si chiama Concertino per la notte di Natale, quindi un programma natalizio, come dicevo, poi con il coro del Teatro Regio, Vom Himmel hoch da komm ich her, vengo dall'alto dei cieli, dal bellissimo Magnificat di Johann Sebastian Bach, cioè l'annuncio angelico della nascita di Gesù Cristo, nella chiave dell'originale di Johann Sebastian Bach e poi nella trascrizione molto interessante di Igor Stravinsky, che si è ispirato da questo brano di Johann Sebastian Bach e ha trovato una sua lettura, una sua chiave di interpretazione. E poi, ovviamente, l'Ave Verum Corpus di Mozart non può mancare in un programma festivo natalizio, che poi finirà con la Sinfonia numero 40 di Wolfgang Amadeus Mozart. Quindi un programma particolare, in parte natalizio in se stesso, in parte ringraziando e donando indietro ai nostri amici spettatori. Ringraziamo tutti questi quattro grandi direttori d'orchestra che si sono resi disponibili e che per la prima volta, nel caso di Riccardo Muti, oppure di tornare a lavorare con le nostre masse artistiche come Maestro Renzetti, Daniel Oren e Maestro Noseda, di aversi reso disponibili a venire a Torino e suonare qui dal vivo per voi. Noi ve lo mandiamo in onda e ovviamente con la col Così fan tutte la speranza muore alla fine, quindi come ultima, quindi speriamo di magari già poter aprire il teatro per delle recite del Così fan tutte. Noi ci prepariamo, siamo preparati per tutto, quindi o in streaming o qui al teatro vi aspettiamo. Volevo aggiungere sul concerto di Natale che il Regio ha voluto, anche il maestro Noseda, dedicare questo concerto ad un uomo che ha molto dato non solo a Torino, e che è Fiorenzo Alfieri, al quale va tutto il nostro ricordo. Quindi è a lui che sarà dedicato questo concerto.
Grazie, il programma è ricchissimo, non devo dirlo io, lo direte voi con i vostri titoli. Sottolineo che il maestro Riccardo Muti, che viene per la prima volta a Torino a dirigere un'opera con orchestra e coro del Teatro Regio, è una cosa straordinaria, forse non ho neanche gli aggettivi sufficientemente grandi per descrivere l'orgoglio di tutti quanti. Sicuramente metterà ancora una motivazione in più, sia al teatro sia a tutti gli artisti che in teatro lavorano per continuare a dare il meglio di sé. Ci sono alcuni interventi, pregherei quindi la regia, mi sento ormai una presentatrice televisiva, di mandare il contributo video dell'assessora Vittoria Poggio, assessora alla cultura della Regione Piemonte. Grazie. Buongiorno a tutti. Non poteva esserci notizia più bella del ritorno all'attività del nostro Teatro Regio, proprio nel giorno dell'antivigilia di Natale, mercoledì 23. L'anno che stiamo per lasciarci alle spalle ha certamente rovesciato le nostre abitudini. Le sale vuote dei teatri rappresentano bene il senso del dramma che stiamo vivendo. La Regione è sempre stata al fianco del Regio, che nonostante le difficoltà ha tenuta viva la fiamma della speranza. Anche se molti non lo sanno, le maestranze, gli attori, i musicisti e gli amministratori, seppure limitatamente, hanno continuato a lavorare. A loro in particolare va il mio più caloroso ringraziamento per aver sostenuto il peso della cassa integrazione e poi quello del rientro sulla scena senza pubblico. Ma devo ringraziare in uguale misura anche gli amministratori impegnati in una gestione, straordinaria dal punto di vista economico per le ricadute della pandemia. Istituzioni come questa meritano attenzione da parte di tutti e questa attenzione la Regione l'ha dimostrata mantenendo gli impegni assunti in precedenza, ma anche proseguendo un'interlocuzione proficua con il commissario Purchia, che ringrazio. Non mi dilungo oltre per non rubare spazio a chi potrà illustrare meglio di me i contenuti della programmazione dei prossimi mesi. A tutti voi rivolgo l'augurio di ritrovare serenità e forza in attesa di riconquistare la piena libertà che abbiamo l'obbligo di restituire a noi stessi e alle generazioni future. Colgo l'occasione per rivolgere a voi tutti i miei più sinceri auguri di Buon Natale a voi e alle vostre famiglie. Eccoci, grazie all'assessora alla cultura della Regione Piemonte, Francesca Leone, assessora alla cultura della città di Torino, spero sia collegata. Ecco, Ecco. grazie, ti passo la parola. Allora, buongiorno a tutte e tutti. Sono felice che il teatro torni a fare musica. C'è stato come anticipato un primo allenamento con Reggio Live, ma adesso viene proposta finalmente una programmazione che tutti attendevamo. È stato un periodo e lo è tuttora, un periodo difficile, complicato, complesso per il teatro, ma credo che bisogna lasciare la parola alla musica. La parola alla musica ci permette di pensare al futuro, ci permette di lavorare per il pubblico che bisogna invitare a tornare a teatro. E se non è possibile tornare a teatro, a tornare ad ascoltare e a guardare la musica anche attraverso gli strumenti del digitale. Il rapporto col pubblico è un rapporto delicato che va coltivato nel tempo e credo che il pubblico del Regio, come diceva Sebastian Schwartz, abbia dimostrato un'affezione particolare. Ringrazio per la qualità della programmazione e ringrazio anche di aver voluto dedicare
il concerto del 23 dicembre a Fiorenzo Alfieri. Credo sia una scelta importante e dal mio punto di vista non era possibile non farlo. Ecco, amava tantissimo l'opera Fiorenzo Alfieri e questo concerto credo che gli sarebbe piaciuto moltissimo. Ringrazio tutto il teatro, le masse artistiche, tutta la macchina organizzativa del teatro per gli sforzi di questo periodo difficile. Li ringrazio perché non è facile stare fermi e non è facile neanche tornare sul palco dopo un periodo così duro. Ringrazio Rosanna Purchia, ringrazio Sebastian Schwarz perché insieme stanno portando avanti una sfida importante insieme a tutto il teatro. La città è sempre a fianco del Teatro Regio di Torino, che è un patrimonio di un valore inestimabile per la nostra città. Quindi davvero torniamo alla musica, torniamo alle note insieme a maestri davvero importanti e insieme a un'orchestra e a un coro che dobbiamo ammirare sul palco. E quindi io mi auguro che a febbraio si possa tornare, ma so che il teatro è pronto a tutto, quindi la musica non mancherà dal vivo e nelle nostre case. Auguro a tutti un Natale sereno, sperando che il nuovo anno che si appresta a cominciare ci possa portare la speranza di tornare a vivere insieme momenti come quelli che sono ben rappresentati nell'importanza dal programma che ci avete presentato. Grazie davvero a tutti. Ringrazio l'assessora Leone per il suo intervento. Passerei la parola a Laura Fornara in rappresentanza di Compagnia di San Paolo. Prego. Buongiorno, buongiorno, vi ringrazio per l'invito e innanzitutto tengo a portare il saluto di tutti i vertici della mia fondazione, in particolar modo del mio presidente, il professor Francesco Profumo. Siamo molto felici che il teatro, in un periodo così difficile, che lo è per tutti, ma in particolar modo per istituzioni che fanno della relazione con il pubblico una delle principali attività, sia riuscito a comunque a ritornare appunto per il suo pubblico. Come sapete, la nostra fondazione è da sempre vicina al Teatro Regio e ne riconosce un ruolo straordinario per questo territorio. Non possiamo che per complimentarci, non soltanto per il lavoro che è stato fatto in questi mesi, ma soprattutto per l'energia e l'entusiasmo con cui riuscirete a starci vicino durante queste feste. Credo che questi appuntamenti in streaming che siete riusciti a garantire per il vostro pubblico e insomma credo anche per un pubblico che potrebbe essere forse più ampio, siano importantissimi perché in un periodo storico come questo, per delle festività che ci apprestiamo a vivere in maniera piuttosto anomala, avere appunto la musica che ci accompagna, che ci fa sentire parte di una comunità, sia un messaggio molto importante. E per questo ci teniamo a ringraziare il Teatro Regio proprio per la generosità con cui ha continuato a lavorare, che testimonia veramente un attaccamento non soltanto al territorio, ma proprio al pubblico e a questa relazione importantissima. Ci auguriamo che, insomma, presto si possa tornare anche fisicamente nella sala straordinaria che ha il Teatro Regio, ma per ora siamo contenti di che già il 23 si possa assistere a un concerto così importante e che speriamo sia anche insomma di augurio per un 2021 un po' più sereno. Io ringrazio tantissimo
da parte della Compagnia di San Paolo, non solo il commissario e il maestro Schwarz, ma chiaramente tutte le persone che in questi mesi hanno continuato a lavorare per il teatro, nel teatro, con un impegno grandissimo che è stato veramente apprezzato. E quindi con queste parole vi ringrazio molto e vi faccio i miei auguri più cari e sperando di potervi incontrare presto al Teatro Regio. Grazie mille. Grazie Laura Fornara. Prima di passare la parola a Giuseppe Bergesio di IREN, volevo solo ricordare ai colleghi giornalisti che per le domande alla fine degli interventi potete cliccare sull'icona manina sul vostro computer. Grazie. Passo la parola a Giuseppe Bergesio, amministratore delegato di IREN Energia. Prego. Buongiorno a tutti, io non posso che associarmi ai complimenti che sono stati fatti fino adesso e devo proprio, diciamo, lo faccio alle persone della commissaria Rosanna Purchia, al direttore artistico Sebastian Schwarz, che le estenda, diciamo, a tutte le maestranze perché i risultati che avete portato oggi, e non solo oggi, per il 2021, sono risultati tangibili, molto importanti, sia sotto il profilo artistico che sotto il profilo della gestione del teatro. Questo ci rallegra tutti. E siete riusciti a dare in questo momento in cui l'emergenza sanitaria ci ha costretto a cambiare, ma io chiamo questo cambiamento un cambiamento creativo, cioè una ristruttura creativa. Sì, temporaneamente non si possono fare delle cose, ma se ne creano altre altrettanto importanti. È per questo che io concludo dicendo con un elogio, lasciatemi dire, perché siete stati in grado di dare un grande prestigio al Teatro Regio, che effettivamente non ne ha fatto mogio. Auguri a tutti quanti. Grazie. Io prima di passare la parola ai giornalisti volevo aggiungere, non sono collegati con noi la Fondazione CRT, non lo sono per impegni istituzionali, ma posso, ho avuto modo questa mattina alle 9 di incontrarli per altre questioni che riguardano il Teatro Regio e posso testimoniare la loro vicinanza al nostro teatro. Grazie. Dunque, ho visto che si è prenotata Susanna Franchi, le do la parola. Ho visto anche Orlando Pereira successivamente. Susanna, sei collegata? Eccomi qua, Susanna, buongiorno a tutti. Mi sentite? Sì. Perfetto. Allora, già Sebastian Schwarz ha detto che la presenza di Muti è dovuta al rapporto personale della commissaria Purchia. Vorrei che ci raccontasse com'è andata e il Così fan tutte che è andato in scena a Napoli e che poi è saltato a Vienna a maggio per colpa del Covid e quell'allestimento lì. Ci racconti com'è andato e poi volevo capire, oltre al Così fan tutte, cioè ho letto le ipotesi con pubblico, senza pubblico, in streaming. Per Bohème invece non sono previste delle recite se fosse possibile avere il pubblico in febbraio. Grazie. Allora, com'è andata? Difficile rispondere. Cioè, è andata, io ho l'onore di conoscere il maestro, di averlo seguito, ammirato sempre e posso dire umilmente, il maestro conosce il mio lavoro e quindi in qualche maniera la mia attendibilità. E quindi è cominciato appena come ho avuto la percezione quando entravo in questo teatro, da quando sono arrivata, ormai parliamo del, mi sembra, non so quando, parliamo del, credo 17-18 settembre, quindi oggettivamente neanche tanto tempo fa, ma come ho detto mi sembra veramente tanto. Questo silenzio di questo teatro che a volte urlava era una delle cose più strazianti che vivevamo nell'affrontare le difficoltà e quindi era proprio una quotidiana ribellione a questo. Ed è lì che ho deciso che dovevo
dovevo almeno tentare di convincerlo, almeno tentare di trovare uno spazio nel calendario, qualsiasi esso fosse, e poi è andata che lui sarà qui con noi a febbraio, ecco, questo così è andata. Siamo molto felici, non sono io, lo sono, ma siamo tutti quanti molto felici. Sì, abbiamo anche, non è stato facile perché, e qua ecco perché ringrazio veramente il maestro, ringrazio Chiara, ringrazio la disponibilità del San Carlo di Napoli, la disponibilità dei nostri amici della Staatsoper di Vienna per esserci venuti incontro in questa non facile operazione. Abbiamo ipotizzato tre scenari e siamo pronti per tutti e tre. Ovviamente il primo è quello di avere il pubblico, ovviamente, quello finalmente a febbraio di avere pubblico in sala. Se lo avremo con la sala piena, il maestro farà cinque recite del Così fan tutte. Se lo avremo, forse cosa più realistica, con un pubblico ridotto, faremo una recita e lo streaming. Però in questa occasione il maestro, e non l'abbiamo detto, farà un sinfonico anche in questa occasione. Se invece faremo tutte le recite così come stabilito da calendario, il maestro purtroppo non ha il tempo dal suo calendario per poter, non la volontà, il tempo, perché la volontà lo dimostra l'ipotesi che non so più se è uno, due, tre, perché cioè, quando facciamo 3.000 piani ogni giorno e quindi la volontà c'è, ma se facciamo le cinque recite il tempo non c'è. Il Bohème purtroppo no, Bohème purtroppo no, Bohème sappiamo già che dobbiamo e possiamo farla solo in streaming, ma è un appuntamento solo che è rimandato perché è talmente meraviglioso questo spettacolo, talmente vero, Sebastian, è bellissimo. Vederlo No, in palco. ed è lì, cioè noi lo vediamo tutti i giorni, sembra un sogno, veramente. Se ci sentiamo oggi, lo dico sinceramente, un po' come i bambini la mattina della Befana o di Babbo Natale che devono spacchettare i doni. Questo è un po' l'atteggiamento e il nostro sentimento. E quindi Bohème a gennaio sarà solo in streaming, ma ne farete sicuro tantissime di recite di questa Bohème, perché lo merita. Grazie, Susanna, hai ancora qualcosa da chiedere? No, No, non grazie, c'è. soddisfatissima. Grazie. Grazie. Allora Grazie. passo brevemente la parola a Orlando Pereira della Voce e il Tempo. Sei collegato, Orlando? Ma si sente, Glauco? Mi Orlando? sentite? Sì, Pablo? Perfetto. Ah, ecco, benissimo. Ma per la verità è curioso perché io non avevo schiacciato la manina. Però va benissimo, Paola, Sebastian, commissario, va benissimo. Prendo, come si dice, la parola volentieri. Ormai lo ripeto, insomma, un po' come veterano, no? Dopo 40 anni di fedeltà, almeno come cronista a Reggio. E naturalmente, beh, insomma, da poi si vede un po' tromboni, insomma, però davvero c'è un grande compiacimento nel sentire queste notizie, poi la notizia strepitosa di Riccardo Muti, che non è però una novità per Torino, perché ha suonato il Lingotto, ma ha diretto anche la Sinfonica Rai negli anni 90. Io naturalmente difendo la mia vecchia casa di appartenenza. Ha suonato la Sinfonica Rai, io l'avevo intervistato una delle volte che ho intervistato Riccardo Muti, persona squisita, tra l'altro, molto simpatica, Rosanna Purchia lo sa. Per cui, insomma, non è una novità assoluta per No, Torino, no, mi ma. scusi se la interrompo, l'ho detto, ma io parlo del Reggio, in questo momento, Ah, no, nella no, mia no, no, ma non è, non c'era, non situazione. c'era. Io parlavo della mia vecchia casa a cui sono rimasto affezionato.
Dicevo che non ci potrebbe essere segnale migliore dal punto di vista qualitativo e anche simbolico di una presenza come quella di Riccardo Muti, che è vero, al di là, Reggio non ha mai diretto, quindi una ripartenza alla grande. Lasciatemi fare una battutaccia, insomma, mi piacciono i calembour, così fan tutte. No, non è vero, così fan tutte, così fa Rosanna Purchia e così fa Sebastian Bach, Sebastian Schwarz. Ci avete fatto davvero un grande regalo. Mentre sentivo questa notizia, però mi veniva in mente che rimane aperto, perché io anch'io guardo al futuro, anche della mia età non più verdissima, guardo al futuro con grande fiducia. E questa cosa di Muti mi ricorda che uno, quando si ripartirà il vaccino, finite le varianti e distribuito il vaccino, eccetera, Interregio dovrà ripartire con un direttore musicale, che mi pare che fosse uno dei problemi aperti sul tappeto. Io non voglio dire altro, perché le domande che restano le ha già fatte Susanna Franchi, le domande fondamentali. Vi posso assicurare che tutti noi siamo schierati con il nostro mestiere, ognuno per la sua parte, e credo che la città si aspetti una ripartenza su molte cose, ma certamente in questa ripartenza il Regio è ai primissimi posti, ed è una responsabilità che voi sentite benissimo e un pochino sentiamo anche noi umili cronisti. Buon Natale. Grazie Orlando. Grazie. Passerei la parola a Paolo Morelli del Corriere della Sera. Ci senti? Soprattutto tu puoi... Sì, buongiorno, mi sentite? Sì. Perfetto, buongiorno a tutti. Allora, io avrei qualche domanda. Vorrei partire anche da Noseda. Vi chiedo subito se pensare a Maestro Noseda è stato per voi anche un segno di continuità con il passato, visto che insomma lui è stato direttore musicale, comunque c'è un legame con il Regio che va oltre questo. Visto che in questi giorni si è letto anche a proposito della cassa integrazione, e mi sembra che però questo programma molto ricco riesca un po' a coinvolgere tutte le masse artistiche, quindi vorrei un chiarimento su questo, insomma, come funzionerà la cassa integrazione se riguarda appunto il personale artistico. E ultima cosa, visto che siamo a fine anno, e mi sembra un bel modo anche di concludere l'anno con questi due concerti prima di prepararci a febbraio, però è chiaro, anche come ha detto il commissario poco fa, che la situazione resta molto complessa. Vorrei sapere se il Collegio dei Revisori ha poi approvato il budget 2021, insomma, anche su quella parte là, a che punto siamo. Grazie. Allora, grazie per le domande. Allora, vado in ordine alle sue. Allora, io sono un commissario straordinario, no? Giusto? Vuol dire che io sono stata chiamata con orgoglio, onore, ma purtroppo a gestire una situazione straordinaria. Quindi qui di continuità non c'è all'assoluto nulla, chiariamo. È altrettanto vero che io personalmente sono andata a trovare il maestro Noseda, perché ritenevo che quel maestro doveva venire a dirigere un concerto per il Regio. Questo è, diciamo, semplicemente la verità. Per quanto riguarda il FIS, lasciamo perdere le notizie che ogni tanto leggiamo sui giornali, che sicuramente la fonte non è la nostra. Noi ci siamo dati, ve lo ripeto, perché io quando do un affidamento lo mantengo, quindi se voi venite meno, diciamocelo, almeno per correttezza. Le notizie che riguardano la fondazione hanno un nome e un cognome e una faccia.
in questo momento quella mia e quella di Sebastian e non altre. Quindi il FIS, allora, non è previsto per le masse artistiche, ovviamente con questo programma il ricorso al FIS per il mese di gennaio sicuramente. Siamo stati costretti ad attivare il FIS a partire dal mese di, già dal mese di dicembre-gennaio, per situazioni che riguardavano, ahimè, quel gruppo di lavoratori a tempo determinato, per i quali abbiamo scelto una strada intermedia che era quella di portarli e quindi in FIS fino al mese di marzo per poi riaverli con noi con un contratto part-time, e fa parte di quella di quell'accordo sindacale che voi conoscete benissimo. Poi stiamo studiando con le varie direzioni del teatro la possibilità in alternanza per i settori amministrativi e tecnici, che sono quelli che ovviamente e giustamente in una situazione di emergenza per i quali il ricorso al FIS è stato molto ma molto minore rispetto alle masse artistiche. Questo sì, stiamo studiando quindi con oculatezza, e con poi, se tutto va bene, che quello che noi vogliamo, noi del ricorso al FIS non è che siamo non ci piace per niente, vogliamo che la gente lavori, non che la gente vada in FIS. Perché la gente lavori, ci devono essere le condizioni oggettive esterne ed interne al FIS. Per quanto riguarda l'ultima domanda, noi abbiamo avuto un collegio sindacale lo scorso 18 dicembre, dopo un lungo attento lavoro. Qui profitto veramente per ringraziare, lo dico adesso ma lo dico anche a futura memoria del Reggio, per ringraziare il collegio dei revisori per il lavoro costante, rigoroso, vigile che fanno con noi, che magari in altri momenti può sembrare qualche cosa di pesante o essere mal interpretato, non lo so, noi lo interpretiamo non bene, benissimo, e di questo lo ringraziamo, perché loro ci stanno aiutando a costruire un metodo che deve continuare anche per il futuro. Quindi posso dire con orgoglio e soddisfazione che il collegio ha espresso parere favorevole al nostro previsionale 2021. Quindi, dopo le ultime relazioni molto critiche, anche questo sembra un percorso che fa ben sperare. Hai altre domande, Paolo? No, grazie, anzi, grazie per le risposte, grazie mille. Grazie a te. Bene, allora passerei la parola a Gabriele Ferraris, meglio conosciuto come Gabbo. Ci sei, Gabriele? Buongiorno. Buongiorno. Io premetto subito il mio imbarazzo. È uno sporco lavoro il mio, ma qualcuno lo deve fare. È vero che si deve. La conferenza stampa è dedicata alla musica, ma allora vorrei solo un'informazione, diciamo, sui denari suonanti. L'appello della commissaria di qualche settimana fa per smuovere la città a trovare quei 5 milioni necessari per arrivare fino a primavera, ha sortito qualche effetto? Ci sono state risposte, segnali di fumo, notizie positive? Allora, faccio una domanda io però adesso, mi consente? No, io sono qua. Quando lei parla, no, quando lei mi chiede la città, che cosa intende? No, per capirci. Ma
perché così capiamo meglio. Ma lei, commissaria, nell'ultima volta che ci siamo sentiti ha fatto presente questa cosa dicendo servono questi 5 milioni e faccio un appello alle istituzioni e alla città, che io ho interpretato anche come forse va bene, sociali, no, ma questo è giusto per... Lei a chi si riferiva allora? No, va bene, chiaro. Allora, no, è chiaro, così almeno ci capiamo. Il certo. Verissimo, io ho fatto un appello alle istituzioni, io per istituzioni intendo i soci, ovviamente della, come li chiamo io, i miei azionisti, per trovare una soluzione ponte in attesa dell'intervento governativo che ormai è quasi da ore il provvedimento. È un appello che è ancora in corso, devo dire i colloqui, e qui profitto per ringraziare la sindaca che si è fatta di nuovo promotrice di un incontro con i nostri principali azionisti per trovare insieme una soluzione ponte. Devo dire che le interlocuzioni avviate lasciano sperare. La fondazione ha in questo momento due strade davanti, solo che devo decidere quale strada prendere. Sono sincera, non l'ho ancora presa, ma la prenderò a breve e certo non la terrò per me, ecco, voglio dire. Però da questo punto di vista ci sono, diciamo, c'è uno spiraglio. Speriamo a Natale i sogni sono realtà. Grazie mille. E auguri. Grazie a lei. Cristina Insalaco della Stampa. Ci sei, Cristina? Cristina, mi senti? Cristina Insalaco, chiedo scusa, ma forse ci sono dei problemi tecnici. Hai una domanda? Devi attivare il microfono, ricordi? No. Cristina, non la sentiamo. Non la sentiamo. Franca Cassina, sempre della Stampa. Vi vedo delle manine che vanno e che vengono e quindi non riesco a capire se è un problema tecnico o siete timide questa mattina. Tutto tace. Bene, a questo punto se non ci sono altre domande ripasso magari la parola per un augurio al commissario. Certo, e al direttore artistico. Come ho detto prima sono delle festività molto strane per tutti noi, quindi abbiamo tutti noi un sentimento e una sensazione un po' pesante nel nostro cuore, quindi non riusciamo ad essere molto entusiasti, però il sentimento dentro è di un tenero augurio, soprattutto, come ho detto prima, per chi è in trincea e per chi sta lottando in questo momento, e poi per tutti voi e noi di un sereno e tranquillo Natale nelle nostre case e con i nostri cari. Grazie. Con la tranquillità magari quest'anno non avremo problemi, quindi magari aiutiamoci con la musica magari del Reggio il 23 e poi ovviamente sul sito del Reggio e sui canali YouTube del Reggio si trovano altre colonne sonore che possono aiutare con la magari a volte troppa tranquillità a casa. Buon Natale, buone feste e spero a presto. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.